smile without a reason why. Love, smile without a reason why. Ma sono sposata, mi sono fatto 110.000 lire con tutti i regali e poi qualche pentola e cose. E poi abbiamo, adesso mio marito dice, metà lo esprime, metà lo conserviamo. Stiamo facendo in casa i sposalizi. A casa mia lo amo tutti i mobili e poi li invitate. Ma invece state che l'ho da parte, io ci visto un bene o un male. Quindi devo dire, quando poi papà, era il 15 febbraio si è sposata, il 62, non vocava. Che poi mi avete parlato vestiti che in coppa che era troppo fritto. Ma come vedete, l'innocenza della persona, questa è stata, non è che vi avrei che giornata. Avanti, sì, sì. Mio padre, adesso così, tu non vai a nessuna posta, che tu non chiedi mai una valigia, dove vai? Comprate tu. Io dice, mi sono comprata la coperta, dove Petrillo? Voglio. Leva la diapostella là, di cartone. Ci metto i panni e andiamo a fare un giro, dato che io tenia una comare che stia a Genova, una comare del battesimo, e non mai te moglie, eccetera. Allora pigliamo tre, papà dice, devo andare, che idea mica dove va? Perché appena la cosa, dice, questo nessuno se ne accorge che è stata la coperta. Quando arriviamo a Genova, dice così, una cosa, pigliamo una cosa, ma accanto la valigia, che sta qua la buttava, dice, a mio marito, che pare brutta, che questa è di cartone. Salerno, Albergo Salerno. C'è una stazione. Questo è come tengo mezzo stazione. Mamma, ci ho fatto come un ricci a lui, ho fatto un coso, che è rimasto a salire alla camera. Ah, la camera, perché sono già lì? Ma tu fa? Ma la dici che tu senti che le camere? E quella me la senti un po' tagliata. Ma sì, vai, Alice, ma c'è... Io, perché stava lì già le cartone? C'è ti parte. E arrivarmi prima da passare. Vabbè, mio fratello. Mamma, è cominciato, mi sono sposata. Scusate, il 15 febbraio del 62. E dice. Allora, io arrivavo a Salerno, io era mio marito, mio marito che era con me, però arrivavo mio fratello, poi mi a salutare nella stanza, prima della stanza però, arrivavo in un portone giù, camminai un po', si salutava la scarpa, si rompette un tacco. E io dicevo così, mamma mia, che succede? Un tacco sei bastato. Siete peccati di chi? Allora, tu l'hai sposata. Io sono sposata il 15 febbraio del 62. La sera i festeggiamenti si facevano in casa, la sera non mi volevano far partire. Molto. Io ho pensato, sono andata in casa, tenia una valigia di cartone alla coperta, ci arrivate tutte, io parto. Già rimasto. Dopo la prima tappa è stata a Salerno, all'albergo Salerno. E dice, e io pensavo che non era stata una cosa. Poi mio padre mi fa partire, allora io ero là a stanza dove avevamo pigliato la casa che, e mi ha tappato la valigia e partiamo. Mio fratello mi accompagna a Roma, sa, che era la coperta, ma la coperta l'ha tenuta sempre senza la valigia perché la perdita, la buttaglia. E la valigia che era che va a cattare là, che era buona. Ma hai ricevuto la capocciata la valigia, che tu pensasti, vieni qua a casa, hai la valigia di cartone comunque in famiglia, hai la coperta, metti i panni e parte, le valigia, che non muo, che era che fanno le fa finta che non l'hanno cancellata. Nessuno tu la devi dire. Poi a parte la... Dico, bella fila, così mo mi pare che ci sono per burose, e allora è stata tranquilla, parte la capo, non hai detto niente fino a mo. Fa finta che non c'è niente un matrimonio tuo. Mia suocera... Parte la capo! 15 febbraio. 15 febbraio. Allora, sono sposata. Quando è stato che sono andata, ho fatto la festa in casa, poi la sera, nessuno voleva far partire, neanche mia suocera. Dice, dove vai? Non devo andare. Sì. Poi dice, io voglio partire, non voglio stare qua. Non è che per, non so, mi pareva una cosa così strana, perché io lasciavo la famiglia. E allora mamma pure, io sono stata educata verso la mamma mia di non fare sia mio marito se mi conosce come sto letta e corretta di tutta. E mia madre non mette mai di salutare, tanto che la cosa, adesso vai e a lui se ti raccomando.
Niente anche là, che problema, ma lì se poi insomma si mettete d'accordo che poi dovete dire per forza che partiamo. Mio fratello Salvatore tenia la macchina. Ma anche lì tu fai tra me e c'è qualcuno. No, no, non sei detto. Ma tu sei qualcuno. Mamma, tutta la sua. Alla tua suocera, un dubbio ne fa parte, che hai preparato un lietto e tutto questo. Come dice amici, ah, ma non si usa perché allora non sa perché la gente... Ma perché mi ha preparato un lietto, c'è la mia suocera, ma tu fai un servizio e ti abbasci, come dice a nulla. E invece che adesso l'ha assunto, sai? Ma che era così? La mia suocera, adesso tu fa così, mo, e sta abbasci. La sta coperta dentro il cartone. E se muove la valigia una tiene in modo fazio se dice sta a bascia, piazza sta valigia, piazza coperta la in, piazza valigia il cartone, preparasse se io parto la valigia la tengo. E capito mo? Allora, raga, dopo ho fatto la festa, nessuno mi fa partire. Allora andai giù, era vicino di casa là. Pigliai, pensai di pigliare quella valigia, la preparai. La... Quella, ma io non sa che io fa la valigia! Ma il cartone! Ma no, no, no. Ti devo una coperta! Che la valigia di cartone che mi ha pigliato a basso che ovviamente c'era una coperta dentro, pensai che era una vergogna, però dovete fare un sacrificio perché non l'avevi dovuto pigliare alla sera sta valigia. E allora dice nascondendo, quando arrivavamo a Salerno, che poi come mamma fa, arrivava a Salerno e partiva. Però mio fratello con mio cognato, arrivava all'albergo Salerno. Prima di salire le scaline si rompette la tac, dicette la valigia è di cartone, la tac si è guastata. E il cane sa come a fare a imbrogliare l'acqua, comunque che ne viene, no? Io sono sempre sincera come sono stata, no? Arriviamo, no, al terzo piano, un quarto, e stiamo qua scendendo. Però mio marito è così, vicino a chiedere il bacio, dice ma facete una cortesia, aggiustate. Sta scarpa nuova magari per domani, dice, la posso tenere magari preparata che partiamo noi. Sì, va bene, dice, domani alle 10. Quanti anni avevi quando ti sei sposata? 29 anni, 29. Quanto giovane. Allora andiamo là e andiamo in coppa. Quando mio fratello mi salutava, certo voglia bene sia mio marito, però non sapeva che era stata una severità, come dice, c'era un... Mamma mia, ricettivo, quando chiudi la porta, disse buonanotte, arrivederci, buone cose, tante cose. E dico, oh, chissà che ne viene presa, faccio la capa mia. C'era qualche cosa, ma perché mi ha così da allora? Non lo so, ma è una cosa terribile. Poi, mio marito, bello, si è accurcato, io che la valigia, quella valigia di cartone, l'ha aggiustata più di 5-6 volte. Arrivava le panne di mattia, ma faceva con la finestra, dice, fammi vedere dove si trova a casa la finestra, in capo mio. Dice, mamma mia, quando è alta, dice, non posso stare, la porta è chiusa, la finestra è alta, cazzo, che ne vengo a voi. Poi, piano piano, proprio mi metti, coraggio, mi metti a curcare, ma ti butta sempre nel cuore, come si crede che è successo. Smile without a reason why.